la mia attrazione per quello che era il mio lavoro è stata sempre predominante, quindi inevitabilmente mi sono sempre ritrovato, ecco, in casella, latterie e quant'altro, e ho avuto modo di poter vedere diverse tecnologie di produzione, ho avuto modo di poterle quasi studiare da vicino, perché poi ho fatto anche qualche scuola specifica. Ho lavorato presso l'Istituto Sperimentale per la Zootecnia in diverse zone d'Italia e lì poi mi sono autoacculturato, se vogliamo dire così, potendo seguire delle lavorazioncine che partivano dal classico allevatore che trasformava il suo secchio di latte fino a caseifici che trasformavano diverse centinaia di quintali di latte. Quindi mi sono fatto poi tutto questo percorso, la mia idea, e quando sono ritornato poi in azienda, mi sono dedicato alla qualità e alla ricerca di latti speciali.